Esercizio numero 2 sul selettore di velocità. Ci sono tutti i dati del condensatore piano, cioè la distanza 2 cm tra le lastre e l'alimentazione 0,10 kV, cioè 100 V. E tutti i dati sulla coppia di bobine di Helmholtz, le spire, il raggio e gli ampere di corrente. Calcola la velocità degli atomi di elio 3 e elio 4, ionizzati negativamente una volta, che escono da questo selettore di velocità. Questo è ancora lo svolgimento dell'esercizio precedente. Lo utilizziamo solo per ricordare le formule da impiegare, che sono le formule della forza magnetica, cioè la forza di Lorentz, da utilizzare di nuovo con la mano sinistra, perché gli ioni di elio sono carichi negativamente. Poi la formula della forza elettrica, l'uguaglianza dei loro moduli affinché le particelle vadano dritte. Quello che cambia è che stavolta la velocità è l'incognita. Quindi si ricava la velocità come rapporto dei campi E, campo elettrico, diviso B, campo induzione magnetica. Il campo induzione magnetica si calcola come prima, cambiano i valori e quindi cambia anche il risultato finale di B, però il procedimento è uguale. Il campo elettrico si può calcolare perché si conoscono i 100 volt di tensione e la distanza fra le lastre. Quindi una volta che si ha il campo elettrico e il campo induzione magnetica, il loro rapporto E diviso B ci dà la velocità. E questa velocità è questo valore che non è relativistico, perché se confrontato con la velocità della luce c, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, stiamo a 3 ordini di grandezza in meno. Quindi gli ioni non sono relativistici.